La preghiera come salvezza da se stessi. Una speciale attitudine al cambiamento appartiene alle persone fortunate che riescono a pregare con utilità. Che cosa voglio dire? Prima di tutto vorrei spiegare che la mia affermazione è frutto di riflessioni ispirate da numerose esperienze e da numerosi incontri in cui ho ascoltato innumerevoli esperienze di altre persone. Mentre capisci la storia delle persone, riesci a cogliere il senso del cambiamento ed anche comprendi il senso di alcune cose che in passato non riuscivi a capire. Ho compreso che ogni occasione di dolore dipende specialmente da ciò che ci ostiniamo a non capire. Quando non capiamo qualcosa, ci ostiniamo a voler ottenere ciò che desideriamo. Quando cambiamo, siamo disposti ad accogliere nuove spiegazioni, comprese quelle che non volevamo sentire. Ci rigidiamo nella pretesa di ottenere che gli eventi volgano secondo la nostra volontà. Così non vogliamo che nessuno ci parli in modo da farci vacillare. Chiediamo alla vita di non discostarsi dalle nostre aspettative e ci arrabbiamo quando non va come vogliamo noi. Se ci fermassimo, senza insistere nelle nostre pretese, smetteremmo di soffrire. Potremmo recuperare la percezione della realtà che vuole farci comprendere qualcosa. Ma il metodo per capire il silenzio è la sospensione del giudizio. Questa modalità è inconsueta, perché nello sforzo di ottenere rinunciamo all'ascolto e all'osservazione e diventiamo un fiume in piena che non accetta altre vie. I processi di resistenza si legano allo sforzo e si miscelano di imprecisione e di una speciale tendenza a farsi male. Non si riesce a capire in tempo reale che il nostro comportamento avrebbe dovuto essere diverso, e si sbaglia ancora. Quando si arriva a pregare per quello che si vuole, l'unico modo di ottenere aiuto è di non chiederlo nella forma desiderata, ma di accettare che le cose cambino in modo che noi possiamo capire l'utilità di un cambiamento. Ciò significa rinunciare a se stessi, rinunciare a chiedere, rinunciare all'idea di avere ragione. Significa che una persona prega e non sa che cosa sta arrivando, che cosa potrà ottenere. L'importante è avere fiducia che qualunque cosa avrà senso e porterà aiuto. In questa modalità la preghiera ci aiuta, liberandoci da noi stessi, dai nostri limiti, restituendo la capacità di capire che non capivamo. La migliore forma di preghiera offre la nostra anima alla possibilità di perdere qualcosa, guadagnandone un'altra più importante e preziosa. La preghiera ci salva da noi stessi e ci offre novità impareggiabili. Salvatore Rainò.